Ok. Ma perché mi date sempre nuovo materiale? Oppure vecchio materiale rinnovato? Allora, qualche anno fa, John Tom scrisse una stupidaggine, perché tu puoi essere bravo quando te pare, puoi avere le tue opinioni così. Però se dici scrivi una cosa, dovresti argomentare o scrivere le cose che abbiano senso e non stupidaggini. Che il concept non era né carne né pesce. Allora, e oggi rivedo una persona a ripetere questa opinione. Una volta una persona dell'ukulele sul mio gruppo, che suona anche il sassofono, ha detto: se nel mondo, del mio mondo del jazz, una persona dicesse che il sax contralto non è né carne né pesce, lo prenderebbero a pesce in faccia. Giustamente. Io ho suonato tanti strumenti intermedi, il flauto dolce contralto. E come dire, beh, ma che suoni a fa la viola? La viola non è né cane né pesce, o suoni il violoncello o suoni il violino. Cioè, praticamente il mondo dovrebbe essere fatto a lunghi scatti e niente in mezzo. Allora, dato sì che l'ukulele originariamente era intonato un tono sopra, quindi invece sol do mi la re fa diesis si. Il concert è l'unico ukulele attualmente, a parte il tenore, il baritono, che mantiene l'intonazione, scusate, tale per avere quel tipico timbro dell'ukulele, cioè praticamente si parte dal soprano, si fa al concert, poi il tenore era più basso, poi si è ritenuto, siccome, parliamoci chiaro, la maggior parte degli ukulelisti non erano in grado di trasporre al volo o per questioni di praticità, si chiama clap tuning. Andate a vedere le South Coast Strings, che è una fonte veramente professionale di informazioni sulle corde. Si è deciso di uniformizzare l'intonazione dell'ukulele non per motivi musicali, ma per motivi semplicemente pratici. Siccome sull'ukulele si può fare, sugli strumenti a fiato non si può fare, lo si è fatto. Un po' come se fosse l'euro degli ukulele, no, questo euro è l'intonazione sol do mi la. Tant'è vero che io avevo addirittura un baritono sol do mi la, che ovviamente installato così è una chitarra piccola. E ho fatto diversi video per dimostrare questa cosa. Quindi l'unico ukulele che effettivamente è il più adatto come inizio, perché vi spiego perché. Suonando il concert potete facilmente passare al tenore e al soprano. Il tenore invece si pone fra il baritono e il concert. E quindi, dato che i tre più comuni, a parte il baritono, sono soprano, concert e tenore, l'opzione più logica e razionale sarebbe di iniziare col concert ed eventualmente prendere il tenore o il soprano. No, adesso va di moda. Va di moda, non è neanche una moda. Comunque devono sempre tirare fuori le stupidaggini. Allora, io ho detto più di una volta di giustificare: uno, perché John Tom dice che non bisogna usare la tracolla e fa interi video ironici su come gestirsi. Ma perché? Ripeto, perché? Seconda, non a John Tom, ma in generale, perché non si dovrebbe usare mai non mi dite che poi non è. Io dico, perché lo si esclude a priori? Ok? Perché si esclude a priori l'uso del plettro? Mai risposto. Perché adesso se ne esce, a parte la storia del barino, che ho fatto tanti video in cui non mi hanno mai risposto, a che devono rispondere? A che devono rispondere? Quando una persona ha argomentazioni vere, risponde. Io ho sempre risposto, non c'è problema. Anche su questa ennesima scempiaggine di né carne né pesce. Allora, ragazzi, eliminiamo le rane. Perché le rane sono un anfibio e quindi non sono né carne né pesce. Vai, non è che si usano tanto in Italia, però cosce di rane si usano in Francia. Vorrei cosce, no, non prendo cosce di rane perché non sono né carne né pesce. Mi spiegate che cazzo vuol dire in questo caso? C'è una situazione in cui ha senso, non è carne né pesce.
ma altre volte dove non ha senso, non basta dire non è né carne né pesce per avere automaticamente ragione. Ripeto, il concept per me è l'ukulele per antonomasia. Nonostante tutti dicono sia il soprano, no, il soprano attualmente intonato sol, do, mi, la non rispetta l'intonazione e l'origine dell'ukulele come era. Volete fare i puristi? Facciatelo. Fatelo. Fatelo. Al 100%. No, invece, affermazioni non giustificate da niente, c'è la mia opinione, certo, però uno non può sparare cazzate senza giustificare, perché poi non si parla di altre cose ben più serie. È ben più importante. Purtroppo, addirittura uno ha detto: ma se uso il concept long scale con soprano, che corde devo mettere? Ma va, se c'ha la lunghezza delle corde, cioè la lunghezza del. Allora, il problema del long scale è che le corde sono fatte anche, hanno una tensione tale per mettere in vibrazione un corpo un po' più grande. Quindi il soprano long scale, veramente quello non è né carne né pesce, nel vero senso della parola. Perché ha uno spazio più grande delle corde, quindi ha un suono. No, io non vedo sinceramente cosa, però si può fare tutto. Però il soprano, scalatura lunga, diapason lungo, ovviamente mette corde per quella intonazione, quindi corde per concert. Si possono mettere anche per soprano, non cambia niente, ragazzi. Essendo una. Più lungo lo strumento, sicuramente viene una tensione più alta. Il problema della tensione alta è semplicemente quanta tensione può. Io di solito quando non suono rilascio un po' le corde per evitare che si rovini lo strumento. Comunque, questo è un altro video in cui ovviamente nessuna di queste persone risponderà. Ho chiamato in causa anche quello di Hugus in Fabula che. Più di una volta attacca il baritono e non mi ha mai risposto. Chissà perché, non mi ha mai risposto. Chiunque abbia visto i miei video sa che è una stupidaggine che suonare il baritono è come una chitarra. Io sono convinto che questa persona non ha mai preso in mano un baritono. Mai preso in mano un baritono. Perché se l'avesse preso in mano sarebbe palesemente in malafede o incapace di giudicare cose musicali. Va bene, vedrete che non mi risponderanno, se non per prendermi in giro. Se dovete rispondermi, entrate in merito di quello che dite e se ci avete le palle, fate un video Skype con me, non con gli amici vostri. Andate a parlare con chi la pensa diversamente. Se ci avete le palle. Perché io tutte le cose che dite sono convinto che ve le distruggo una per una, una per una. Scommettiamo? In qualsiasi caso io vinco, uno, perché se accettate l'incontro sono convinto che non c'è niente da fare. Poi la gente giudica, no? Se non lo accettate, altra figuraccia fate, quindi in qualsiasi caso io sto in una botte di ferro. Arrivederci.